rabbia da trasformare in energia positiva. Era già accaduto a Pesaro dopo una partita stradominata e giocata per 70 minuti in 10 uomini. Lunedì scorso col Pineto, gara più o meno simile, biancazzurri in inferiorità per 40 minuti, recupero compreso, puniti nell'unico errore in fase difensiva, soprattutto il solito sciupio sotto porta. Criticità insomma evidenti a digiuno di gol in 3 delle ultime 5 sfide, col Sestri a segno su calcio di punizione, ma Baldini sottolinea: non mi pongo questo problema perché allora dovrei giocare sempre per il risultato e allora dovrei cercare tante partite solamente di non perderle, e credo che se avessi giocato tante partite per non perdere oggi non saremmo a 36 punti con 3 punti sulle inseguite di cima, saremmo a 24-25 punti se avessimo giocato per non perdere. Invece abbiamo giocato sognando da fare un percorso fantastico, di non sognare un sogno a breve ma un sogno a lunga gittata, perché quando parlo di Serie A per me fa parte di questo percorso, sappiamo che prima bisogna andare in B e poi si va in A. E quindi se io ragiono in questa maniera non posso ragionare di dire sì, ma a me mi ci vuole un attaccante. Inutile rimuginare, c'è subito la possibilità di riprendersi il mal tolto a Gubbio con diverse novità, squalificati Plizzari e Brosco, al loro posto Saio e Mulè, entrambi per la prima volta dall'inizio. Sulla fascia mancina Crialese vince il solito ballottaggio con Moruzzi. A centrocampo piccolo inconveniente di natura muscolare per D'Agasso, che sarà rimpiazzato da Tuniov. Davanti torna Torin, chance per Ferraris. Ecco dunque l'11 già svelato nella conferenza pregara dall'attacco biancazzurro: Saio tre pali, in difesa Pierozzi, Mulè, Pellacani e Crialese. A centrocampo Valzania, Squizzato e Tuniov. In attacco Merola e Ferraris a supporto di Tonin. Un motivo in più: onorare la memoria di Marco Di Marco, per tutti il tedesco, storico capo della curva biancazzurra, venuto a mancare mercoledì scorso all'età di 69 anni. Le toccanti parole in un comunicato del club Pescara Rangers: Marco era e sarà per sempre un padre, un amico, un fratello, un punto di riferimento per ognuno di noi. Averlo conosciuto è stato un privilegio, essergli stato accanto un onore. A lui possiamo dire solo grazie. Grazie per gli insegnamenti di vita, grazie per gli elogi e i rimproveri, grazie per averci sempre indicato la via. Grazie di tutto, e a lui domani andrà il nostro contributo. Gubbio decimo in classifica con 21 punti, 5 KO nelle ultime 7 partite, tantissime assenze, squalificati Iaccherino e Corsinelli, fuori Di Massimo, Giovannini, Rovaglia, Faggi e Rosaia. L'ex Tommasini riparte dalla panchina. Sistema di gioco 4-4-2, probabile 11 Venturi tre pali, in difesa Davino, Pirrello, Signorini e Stramaccioni. Esterni di centrocampo Zallu e David, in mezzo i due ex Franchini e Proietti, davanti Dursi alle spalle di Fossati. Il tecnico Roberto Tauri: se non mi sbaglio ha perso solo una partita a Pesaro, e vi devo dire la verità, quella partita l'ho vista in diretta quel giorno e mi hanno fatto una grandissima impressione. Sono rimasti in 10 dopo 20 minuti e hanno veramente fatto una partita con un'intensità e con un'aggressività pazzesca. Poi il calcio è strano, sono usciti con una sconfitta secondo me in una partita dove hanno dominato pur rimanendo in 10. Dobbiamo andare in campo con la convinzione di costruirci la nostra piccola impresa, perché per battere questo Pescara ci vorrà una piccola impresa. I precedenti al Barbetti, partiamo dall'ultimo. Lo scorso 9 febbraio biancazzurri umiliati, finisce 4-0 per l'11 di Piero Braglia. Nel primo tempo Plizzari intuisce e sventa il penalty calciato dall'ex De Sogus, ma al 39esimo il Gubbio la sblocca con questo gran diagonale di Corsinelli. Crollo verticale nella ripresa, De Sogus si fa perdonare, prima realizza il 2-0, poi con questo splendido assist propizia il tris firmato da Udo. Al 70esimo corner di Casolari e poker di Tozzuolo. Andando a ritroso, 28 settembre 2021, Arena semina lo scompiglio provocando così l'autorete di Mirko Drudi, pari di Clemenza assistito da Marilungo, umbri di Vincenzo Torrente, di nuovo avanti con Cittadino su calcio di rigore al minuto 76, perla di Clemenza, doppietta per l'ex Juve, oggi al Sestri Levante, finisce 2-2. Ancora più indietro nel tempo, 28 aprile 2012, il Pescara
gara di Zeman la sblocca al 77esimo dopo una serie interminabile di palle gol non concretizzate. Ci pensa il sindaco Marco Sansovini, ispirato da Marco Verratti. Colpo di testa, palo e tapin. A due minuti dall'epilogo, Zanon, Insigne, controllo col petto e destro all'incrocio. Era un Pescara meraviglioso, lanciatissimo verso la promozione in Serie A.